Buongiorno a tutti, benvenuti nel mio canale Let's Talk About. Oggi parliamo di make-up, in particolare di un argomento un pochino fastidioso per tutti quanti. Ovviamente stiamo parlando delle occhiaie. Chi non ha mai voluto essere completamente senza occhiaie e avere un effetto riposato sul viso? Ovviamente tutti quanti vorremmo avere un effetto molto riposato sul viso. Io oggi in questo video vi vorrei fare vedere due tecniche per l'eliminazione quasi totale di occhiaie, quelle anche più violacee. Avrete solo bisogno di pochissimi elementi per far sì che le occhiaie vadano completamente via. Se vi piace il video, ovviamente mettete un like e soprattutto scrivetemi cosa voi fate per coprire le vostre occhiaie. Se vi va, iscrivetevi pure al mio canale YouTube, a me fa piacere, e vi lascio semplicemente alla visione del video e alla dimostrazione che ho fatto per voi. Un bacio! Dunque, iniziamo subito con gli strumenti che ci servono. Una beauty blender, un correttore mediamente chiaro più sull'aranciato, un correttore più chiaro del precedente, quindi abbiamo due tonalità di correttori, uno chiaro e uno medio chiaro sull'arancione, una matita rossa di color rosso che va benissimo per quella per le labbra, un rossetto rosso, un rosso acceso, comunque basta che sia matte, un pennellino e una cipria. Iniziamo subito. Per il primo metodo ci avvaleremo dell'aiuto di questa matita per le labbra color rosso. Con una matita ben temperata andiamo a fare questo lavoro qua. Ok, non abbiate paura perché è tutto nella norma, quindi voi andate a coprire le zone più scure con questa matita color rosso, va benissimo, ripeto, una matita per le labbra, e andate a coprire tutta la zona dell'occhiaia. Secondo passaggio, andiamo a prendere il correttore un pochino più scuro sull'aranciato, quindi scegliete una tonalità un pochino non troppo chiara perché deve andare a coprire il rosso della nostra matita. E voi andate semplicemente a picchiettare questo colore su tutta la zona. Ok, guardate come è già cambiato il colore del mio occhio. Beauty blender alla mano e andiamo a picchiettare il nostro lavoro appena eseguito. Andiamo ad applicare il nostro appunto fondotinta, io utilizzerò questo qui in stick. E passiamo sopra la zona di metà faccia, voi ovviamente passatela su tutta la faccia. Ultimo passaggio per coprire le nostre occhiaie, correttore più chiaro, passiamo sopra. E andiamo a picchiettarlo. Questo è il risultato, quindi con una cipria, la vostra preferita, andate semplicemente a opacizzare il tutto. Secondo metodo con, invece al posto della matita, un rossetto color rosso. Ok, allora, il rossetto, il pennellino. Stessa cosa di prima, correttore sull'arancione, o comunque una tonalità calda di correttore, e andiamo a passarci sopra. Beauty blender e andiamo a sfumare. Non accecatevi, mi raccomando, come faccio di solito io. Fondotinta, vostro preferito, scegliete quello che volete. Lo applichiamo su tutta la faccia. Dopodiché passiamo al correttore più chiaro, quindi andiamo a coprire tutta la zona della nostra occhiaia, passando sopra tutto il nostro mega lavoro rosso, correttore chiaro ed infine fondotinta. Beauty blender e andate a sfumare. Adesso andiamo a fissare il tutto. Risultato, occhiaie eliminate.